Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Anche quest'oggi una ampia pagina di politica. Entra nel vivo la campagna elettorale dell'esponente di centrodestra Fabrizio Di Stefano, che ha presentato i primi quattro appuntamenti per parlare di programmi e di temi importanti come ricostruzione, giovani e sanità. Il servizio di Paolo Renzetti. Quattro appuntamenti per parlare di quattro punti programmatici importanti del programma Fabrizio Di Stefano. Si guarda al concreto, si guarda ai bisogni dei cittadini. La scelta del candidato presidente non è una selezione del Grande Fratello, non è che bisogna individuare il più simpatico, il più carino, ma chi ha un progetto politico in grado di dare risposte all'Abruzzo. Noi lo abbiamo presentato tempo fa, qualche settimana fa, il progetto Abruzzo 2019-2024. Adesso lo andiamo declinando secondo i territori e secondo le problematicità. Allora parleremo le nostre idee su come si deve sviluppare un'azione di governo regionale forte per rimettere in moto o mettere in moto le ricostruzioni. Poi nella settimana successiva, mercoledì, incontreremo il mondo giovanile. Per parlare appunto del grosso problema del flusso di giovani che lasciano l'Abruzzo nuovamente per cercare lavoro fuori. Chiudiamo con il tema caldo della regione, cioè la sanità. Lo facciamo con due convegni, uno il 30, venerdì 30 e uno sabato 1 dicembre, per parlare di due aspetti importanti di quello che è la nostra idea del nuovo piano sanitario 2019-2024, la rete ospedaliera e la medicina territoriale. Qui si è fatto un taglio di servizi e paradossalmente i costi sono aumentati, tant'è che siamo nuovamente in clima commissariale. Nelle ultime ore, per chiudere, Di Stefano, il suo nome è tornato in auge come possibile candidato unico di un centrodestra che vuole andare oltre la terna di Fratelli d'Italia. Qual è il suo pensiero? Spero che si ragioni sulle idee, ma spero anche che si accetti la mia disponibilità a concorrere alle primarie del centrodestra, perché siano i cittadini, gli elettori, i militanti dei vari partiti a scegliere il candidato della coalizione. Io sono disponibilissimo a farlo e ritengo che la mia candidatura, una volta sconfitto alle primarie, possa tranquillamente sostenere il vincitore delle primarie, perché se noi non ridiamo la scelta ai cittadini, se noi continuiamo a fare gli errori del passato, dove scelte dall'alto sono poi state bocciate dai cittadini, noi non facciamo bene un servizio alla politica. E nuove adesioni nella lista civica Azione Politica di Gianluca Zelli, ufficializzato questa mattina l'ingresso del vice sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, e non è passata inosservata la presenza del primo cittadino, Luciano Marinucci. Vediamo. Nuove adesioni ad Azione Politica, una sicuramente significativa, quella del vice sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente. Come mai questa scelta? Una scelta che è stata fatta con poca riflessione, perché mi è mancato poco per capire che Azione Politica poteva essere, come lo sarà, la mia nuova casa. Una casa che ha le stesse radici, gli stessi pensieri delle mie origini, perché tutti sanno, e lo riconfermo, io vengo da una linea politica di destra, di centrodestra, di moderata destra, e oggi voglio ancora rappresentare questo che è il mio percorso politico con questo movimento che ritengo all'altezza e in grado di soddisfare le mie idee e quelle dei cittadini. Una battaglia politica questa di Clemente che lei porterà avanti da solo oppure no? No, non sono da solo, sono contento di avere al mio fianco l'intera amministrazione comunale di maggioranza, esclusa una collega che ha preferito altro percorso, ma diciamo ognuno sceglie la sua. E poi non è passata inosservata oggi la presenza del sindaco Marinucci qui in questa conferenza stampa, Zelli. Sì, siamo molto contenti dell'ingresso di Giorgio, di Clemente, perché innanzitutto è una persona che rappresenta un po' tutto quello che noi cerchiamo, quindi una persona di esperienza, però di esperienza chiaramente amministrativa, quindi sui territori, che non ha mai abbandonato i territori, che è sempre rimasto a combattere insieme alle persone e ai suoi elettori.
E poi assolutamente un comune, come giustamente lo descrivi tu, di quello di San Giovanni Teatino, chiave nel panorama abruzzese, io direi, non solo quello di Chietino e Pescarese, perché è il paese che subisce la parte più importante dell'aeroporto, avendone una minima parte di benefici. Quindi anche su quello dovremmo cercare di lavorare, dobbiamo lavorare sulla sistemazione di tutte queste problematiche e soprattutto per rilanciare insieme ai due territori la parte appunto dell'aeroporto, che è chiave per tutta la regione. Il mondo civico sta portando piano piano a riaffezionarsi alla politica da parte dei cittadini, perché sono persone più vicine alle loro esigenze. Questo progetto l'abbiamo sviluppato noi nella nostra attività amministrativa e oggi appoggiamo quella dell'azione politica di Zelli, perché riteniamo che è molto vicina alla nostra filosofia. Con questo percorso e con questa candidatura la mia amministrazione ha già all'unanimità quasi sostenuto la sua candidatura. Credo che sia più che oneroso dire che dobbiamo lavorare adesso per far arrivare questo messaggio laddove fino ad oggi i partiti non sono riusciti. E ora la cronaca: si indaga sulla esplosione avvenuta a Marina di Città Sant'Angelo nella notte tra sabato e domenica. Tutto lascia presupporre un'azione dolosa. Determinanti potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti. Il servizio di Ludovica Pelliccioni. Potrebbe trattarsi di un'azione dolosa, forse legata al racket. L'esplosione avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Marina di Città Sant'Angelo, poco dopo le 24. A farlo presupporre il ritrovamento di due buche provocate dalle esplosioni, perché qualcuno avrebbe messo degli ordini con l'intento di far saltare la palazzina. Il boato, udito a chilometri di distanza, è stato causato da una bomba carta esplosa sul balcone al primo piano dell'appartamento in costruzione, in una traversa di via Salara. Illese le due famiglie residenti nell'edificio. La forte deflagrazione ha però provocato danni non solo alle traverse dello stabile e alla parte esterna, ma anche ad un'azienda confinante. Per quanto riguarda le cause e all'origine dell'esplosione, al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Città Sant'Angelo e della compagnia di Montesilvano. Importante ai fini delle indagini sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ora al vaglio degli inquirenti. I residenti hanno poca voglia di parlare. Rimosso dalla recinzione della casa dello studente, uno striscione dei familiari delle vittime, ed è polemica. Il comitato insorge e tuona: torneremo a mettere simboli e a scrivere parole. Questi ragazzi, dicono, sono di tutti. Il servizio di Daniela Rosone. Siamo in via 20 settembre, la denuncia oggi arriva dal comitato dei familiari delle vittime della casa dello studente. Qui dove un tempo sorgeva la casa dello studente, che il 6 aprile del 2009, quasi 10 anni fa, ha portato via la vita a tanti giovani studenti che stavano scrivendo e disegnando all'Aquila il futuro. La denuncia riguarda la rimozione di uno striscione che il comitato aveva affisso, ma lo striscione, che è stato rimosso più volte, denuncia il comitato, verrà rimesso con altre foto, con altri simboli, perché tutta l'Aquila e questi ragazzi, dicono dal comitato, appartengono alla città, quindi è giusto che questi appelli non facciano paura. A condannare senza mezzi termini il gesto è il comitato familiari Casa dello Studente e associazioni familiari vittime, che si chiedono: chi ha paura dei ragazzi assassinati, omicidio colposo plurimo alla Casa dello Studente? Chi ha paura dei simboli che evocano i fatti e la necessità della memoria? Il riferimento è al manifesto che i familiari delle vittime avevano posto sulla recinzione dell'area, un manifesto tolto per l'ennesima volta, scrivono, che raccontava quanto accaduto però quella notte, invitando tutti a non dimenticare. Su quella recinzione, annuncia Antonietta Centofanti come portavoce, come comitato torneremo a mettere simboli e parole con buona pace di chi ne ha paura e anche gli appelli alla sicurezza. Il comitato annuncia pure che a breve ci sarà un evento proprio lì, davanti alla casa dello studente, perché quei ragazzi appartengono a tutti. Sulla rete regionale del riciclo, questa mattina il sottosegretario alla Giunta regionale ha parlato di investimenti e aggiornamento dati sulla raccolta differenziata in Abruzzo, che ha raggiunto il 62%. Inutile a questo punto il ricorso ad un termovalorizzatore. Vediamo.
Numeri positivi per la raccolta differenziata nella nostra regione nei primi sei mesi del 2018, percentuale che è salita al 62%, si parla di economia circolare Mazzocca, ma c'è ancora tanto da fare. Il dato della raccolta differenziata dell'Abruzzo la ferma al 46%, un aumento di 16 punti percentuali che all'epoca era impensabile e inimmaginabile. Questo tipo di indirizzo da imprimere alla politica regionale che vede come unica opzione quella dell'economia circolare, tant'è che oggi stesso nella conferenza dei servizi abbiamo evidenziato anche ulteriori investimenti per oltre 3 milioni di euro che riguardano il completamento della rete dei centri di raccolta, della rete delle piattaforme ecologiche, l'introduzione soprattutto a beneficio dei comuni montani comunque inseriti in aree protette del un investimento di circa 1 milione di euro per il compostaggio di comunità e abbiamo fra l'altro lanciato anche un'altra iniziativa a costo zero e a chilometro zero come il centro del riuso virtuale e sociale. In Abruzzo la costruzione di un inceneritore, oltre che diciamo almeno per quanto ci riguarda improponibile dal punto di vista ecologico e ambientale, ma soprattutto sarebbe un'impresa che non denota alcun margine di produttività. Gli attuali inceneritori si reggono perché sono sostenuti dallo Stato con degli incentivi. Il nostro piano di gestione dei rifiuti non prevede questa opzione, ci batteremo fino alla fine, noi ci batteremo fino alla fine come abbiamo fatto anche in passato, non avendo remore di andare anche contro il governo Renzi e Gentiloni. Mi auguro che anche i grillini facciano lo stesso e non continuino a fare questi comunicati stampa di copia e incolla in cui cercano di, come dire, fare una cortina fumogena attorno a dei dati che sono ormai ufficiali e incontrovertibili. Il nostro piano di gestione dei rifiuti è stato eccepito dal governo proprio perché non prevede l'inceneritore. A questo punto, se davvero vogliono, ci diano una mano e con noi conducano questa battaglia anche contro il governo del cambiamento. Rivoluzione del traffico su Viale Corrado IV, e quindi torniamo all'Aquila. Approvata finalmente la delibera che dà il via ai lavori della convenzione tra Comune e Strada dei Parchi. Servizio. Rivoluzione su Viale Corrado IV. L'approvazione in giunta della delibera che riguarda la convenzione tra Comune dell'Aquila e Strada dei Parchi dà il via al terzo lotto del progetto che sostanzialmente cambia totalmente la viabilità tra Viale Corrado IV e il casello dell'Aquila Ovest. Si tratterà appunto di una mini rivoluzione. Anche questo intervento è stato oggetto di ritardi, anche se c'erano già sia il progetto definitivo che esecutivo e la gara di appalto già portata avanti. L'approvazione della delibera risale a qualche giorno fa. I consiglieri Paolo Romano e degli Aserpetti del Passo Possibile, anche in consiglio comunale, avevano sollecitato il sindaco e l'assessore Liris in merito a tali ritardi. I lavori costeranno 2 milioni e 200 mila euro, una cifra che è già coperta comunque nel bilancio 2018-2020. La zona di Viale Corrado IV negli ultimi anni era divenuta un vero e proprio imbuto con traffico e incidenti. Secondo tale progetto sarà realizzato un anello con il vertice che sarà la rotatoria tra via Piccinini e Viale Corrado IV e una bretella che sarà realizzata ex novo all'imbocco del casello autostradale, servirà da punto d'incontro tra le due statali 80 e 17. Il quadro conoscitivo del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile, redatto dall'assessore Carla Mannetti, aveva già messo in luce le difficoltà dell'area. Con questo intervento invece si elimineranno gli incontri tra l'autostrada e le due statali e si renderà il traffico più fluido in una delle arterie più congestionate al momento e di accesso alla città dell'Aquila. Ovviamente per realizzare i lavori ci sarà una modifica sensi di marcia sull'80 e sulla 17, che arriverà da Viale Corrado IV da via Piccinini e vuole uscire dalla città, non potrà più immettersi sulla 17 come accade oggi, ma dovrà percorrere la 80, percorribile solo in un senso di marcia fino al casello dell'autostrada. Contestualmente sulla 17 dall'Aquila Ovest in poi ci sarà una direzione obbligatoria verso Viale Corrado IV. Per portarsi sulla statale 80 si dovrà arrivare alla rotatoria tra via Piccinini e Viale Corrado IV stesso o sfruttare una bretella ma molto più piccola che sarà realizzata a pochi metri di distanza.
Come tutti i lunedì apriamo una ampia pagina di sport, giornata di riposo per il Pescara che riprenderà domani la preparazione in vista del match di domenica alle 15 contro l'Ascoli allo stadio Adriatico Cornacchia. Anche il Picchio riprenderà domani gli allenamenti. Sugli spalti è previsto il pubblico delle grandi occasioni con nutrita rappresentanza ospite. Domani ultimi impegni con le rispettive nazionali per Memusciai e Castrati con l'Albania e Melegoni e Antonucci con l'Under 20. Poi i quattro giocatori torneranno a disposizione del tecnico Pillon. Intanto l'esterno Nando Del Sole parla del momento suo personale e della squadra. Vediamo. Per te nelle ultime tre gare è cambiato un po' tutto? Sì, sicuramente spero di avere molto più spazio di prima e di continuare così e di non mollare, che la squadra mi possa dare una grossa mano. Aveva parlato in modo davvero positivo il tecnico Pillon qualche settimana fa, prima del tuo impiego, dicendo il ragazzo sta lavorando a grandi qualità, arriverà pure il suo turno. È stato così? Pillon è stato di parola? Sì, sicuramente il mister ha tanta fiducia in me, dovevo solo aspettare il momento e l'ho ripagato sul campo. Adesso con il lavoro sicuramente arriverà anche qualche partita da titolare, spero. Ma cosa è cambiato per Nando Del Sole rispetto all'inizio di campionato? Sicuramente sono cresciuto tantissimo, mi sento molto più maturo dell'anno scorso e spero di continuare così per togliermi delle belle soddisfazioni con questa maglia che, come ripeto, è casa mia. Ma cosa chiedi a questa stagione a livello personale e a livello di squadra? No, chiedo solamente di giocare più partite e di dare una grossa mano a questa squadra, perché è un gruppo fantastico. Dopo la sosta ci sarà la gara di Ascoli, tu sei ormai un biancazzurro di vecchia militanza perché sei a Pescara da quando avevi 14 anni e sai bene della rivalità esistente con i bianconeri e di quanto i tifosi sentano questa partita, la partita che bisognerà cercare di vincere anche per fare un bel regalo ai tifosi. Sicuramente noi ce la metteremo tutta per portare il risultato a casa, poi il campo dirà la verità. Serie C, secondo stop per il Teramo sotto la gestione Maurizi. Come affermo, i biancorossi fanno la partita ma non incidono e nel finale vengono colpiti due volte dalla matricola Virtus Verona. Bocche cucite nel dopogara, cancellato il giorno di riposo e squadra già al lavoro questa mattina. Il servizio di Agnia Cantagalli. Il Teramo incassa a Verona la seconda sconfitta dalla gestione Maurizi. Gli scaligeri passano 2-0 nella parte finale di un match per lunghi tratti, brutto e soporifero. Il tecnico biancorosso sceglie Barbuti al posto di Piccioni, confermando Bacio e Terracino al suo fianco ed il resto della squadra che ha pareggiato contro l'Albino Leffe. Dall'altra parte Fresco conferma invece il 3-4-1-2 con Manarin alle spalle di Danti e Grandolfo. Il primo tempo offre davvero poco, si gioca a ritmi bassi e con un Teramo che fa maggiormente possesso palla, che si rivela però alla fin fine molto sterile. Barbuti nel primo quarto d'ora prova dapprima la conclusione personale e poi prova a servire De Grazia, ma il tentativo del centrocampista finisce al lato. Prima della mezz'ora ci prova anche Bacio Terracino, con una conclusione però troppo centrale. Non avranno maggiori fortune prima della fine della frazione i tentativi di Ventola e quello di Barbuti. La palla gol per il Teramo arriva però ad inizio ripresa. Bacio Terracino duetta con Barbuti, si infila in area e si ritrova tutto solo al tiro. La palla però è troppo centrale e Giacomel, distinto, riesce a deviare in angolo. L'estremo di casa si ripete poco dopo, quando anticipa Barbuti e blocca un assist basso di Spighi. Danti è l'uomo più pericoloso tra gli scaligeri. Nel primo tempo riesce a mettere un paio di cross interessanti smanacciati lontano da Pacini. Nella ripresa fa lo stesso trovando Rossi, ma non la mira del compagno di squadra. Maurizio allora prova a cambiare qualcosa. In mezz'ora faranno il loro ingresso in campo Mantini, Piccioni, Persia e Zecca. Danti continua però ad essere più di un problema. Mancano poco più di 10 minuti al termine quando l'attaccante si infila tra Caidi e Zecca. Vede Manarin che di destro infila sotto l'incrocio il vantaggio della Virtus Verona. Zecca prova la reazione ma viene fermato con i tempi giusti da Giacomelli in uscita.
A mandare invece i titoli di coda ci pensa Gerbach. Entrato da pochi minuti, proprio al posto di Danti, l'attaccante beffa Speranza ed indovina l'angolino sul primo palo su cui Pacini non arriva. Per il Teramo sono i titoli di coda. I biancorossi avranno adesso due gare casalinghe consecutive contro Gianni Erminio e Renate per il riscatto. Per una squadra che deve salvarsi, fallire gli impegni tra le mura amiche non è certo concesso. In Serie D l'impresa di giornata è stata siglata dal Pineto, che è rimasto in 10 uomini nel corso del primo tempo. Ha battuto il Cesena grazie alla rete segnata da Tomassini in avvio di secondo tempo. Il Pineto si avvicina alla zona playoff, mentre i romagnoli perdono contatto dalla capolista Matelica, che sale a più 5. Il servizio di Roberta Di Sante. Un caparbio Pineto sovverte i pronostici della vigilia e compie l'impresa battendo il Cesena in inferiorità numerica con una rete di Tomassini. Il Mariani Pavone fa registrare il tutto esaurito con circa 300 tifosi bianconeri provenienti dall'Emilia Romagna. La cornice al big match della tredicesima è quella delle grandi occasioni. Tante le assenze in casa bianconera, con Angelini che deve rinunciare agli infortunati Zammarchi, Zamagni, Biondini e Ricciardo, ai quali si aggiunge Tortori, che sconta la prima delle tre giornate di squalifica. Il tecnico bianconero vara il 3-5-2 con Benassi nel cuore della difesa, De Feudis a dettare i tempi e la coppia d'attacco Alessandro Casadei. Infoltisce il centrocampo Daniele Amaulo, che nel 4-3-1-2 inserisce Amadio Play con Marianeschi e Camplone, avanzando Fortunato tra le linee. Gara equilibrata in avvio, la prima vera occasione al sesto è per gli ospiti. Cross di Ciofi, torre di Casadei, Bisoli di testa da due passi si divora, spedendo alto un gol praticamente fatto. Ancora Cesena, due minuti più tardi, con il destro di Alessandro che termina di poco al lato. La risposta del Pineto al 18esimo. Tomassini approfitta di uno sbarione di Alessandro, ruba palla ma defilato sulla destra spedisce fuori bersaglio. Al 27esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match. Azione insistita del Pineto, Camplone tenta la semirovesciata ma Benassi è attento in copertura, poi la sfera arriva a Mazzei che dalla distanza impegna Agliardi. Sul capovolgimento di fronte, Campagna serve Alessandro che scatta sul filo del fuorigioco ed ha una prateria davanti a sé. Amadio lo atterra al limite dell'area e viene espulso. Chiara occasione da rete, rosso diretto e Pineto in 10 per oltre un'ora. Della battuta del calcio di punizione si incarica lo stesso Alessandro, che però dà solo l'illusione del gol con l'urlo che si strozza in gola ai tifosi cesenati. Dopo l'espulsione Amaulo ridisegna la squadra richiamando a centrocampo Fortunato con un onnipresente Marianeschi che si stacca in fase di possesso. Nel finale di primo tempo ancora il numero 10 bianconero vede Fargione fuori dai pali e prova la conclusione dalla grande distanza con la sfera che termina di poco alta. Nonostante l'inferiorità numerica, il Pineto ben disposto in campo torna sul rettangolo verde con la giusta determinazione e al quarto colpisce. Della Quercia fa partire un buon traversone dalla destra per Tomassini, che anticipa Ciofi e con la punta del piede trova la deviazione sotto misura che vale l'1-0. Il Cesena non ci sta, Angelini corre ai ripari e modifica il modulo in un più offensivo 3-4-3 a trazione anteriore con Casadei, Alessandro e Capellini, subentrato a Biso, a comporre il tridente, ma il Pineto regge agli urti del Cesena che si getta in avanti in una fase confusa della gara dove saltano tutti gli schemi. Al 29esimo Alessandro riceve palla dalle retrovie, salta Della Quercia e si ritrova tu per tu con Fargione, ma viene fermato in posizione di offside. È un assedio bianconero nel finale. Al 38esimo ancora Alessandro dalla destra mette una sorta di tiro cross insidioso, Fargione in uscita non trattiene, Capellini dalla parte opposta spedisce incredibilmente fuori, fallendo la rete del possibile pareggio. Il colpaccio si avvicina per il Pineto, ma c'è da soffrire fino alla fine. Al 50esimo in pieno recupero, l'ultimo sussulto, Capellini dalla destra fa partire il traversone per Alessandro, che all'altezza del palo sinistro in scivolata non ci arriva di un soffio. Al triplice fischio dell'arbitro Di Marco può partire l'ovazione dei tifosi biancazzurri. Il Pineto, con una prestazione di grande sacrificio, riesce ad avere la meglio sul Cesena, bloccando la vice capolista a 28 punti in classifica. Prestazione importante dei ragazzi di Amaulo, che si esaltano con le grandi, riscattano Notaresco e guardano con rinnovata fiducia ai prossimi impegni.
Prezioso successo per la Vastese, la squadra di Montani debilitata dalle assenze supera il Monte Giorgio grazie ad un gol di Sciba resistendo nel finale in inferiorità numerica ai tentativi della squadra marchigiana. Il servizio. Una Vastese rimaneggiata ma molto grintosa soffre, porta a casa i tre punti nella gara dell'Aragona con il Monte Giorgio. Al termine di 90 minuti combattuti fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. A fare la differenza il gol di Sciba alla mezz'ora del primo tempo, con gli abruzzesi bravi poi a resistere anche in 10 per l'espulsione di Molinari. Senza gli squalificati Napolano, D'Alessandro e Leonetti, il tecnico Montani cambia modulo e schiera la sua squadra con il 3-4-3. I marchigiani di Massimo Paci, ex giocatore di Serie A con il Parma, rispondono con un più coperto 4-4-2. Nel freddo pomeriggio dell'Aragona dirige Zanotti di Rimini. A scaldare i supporters biancorossi ci provano sin dall'avvio Fiore e compagni, ma all'ottavo c'è una ghiotta opportunità per gli ospiti con la conclusione di Marchionni che da ottima posizione mette però a lato. Altrettanto clamorosa l'occasione che capita all'undicesimo a Giampaolo che in area ospite alza la sfera sopra la traversa. La squadra di Montani fa la partita, ma al 17esimo ancora Marchionni, questa volta di testa, si fa vedere dalle parti di Selva. Ancora Monte Giorgio al 21esimo con un pasticcio del portiere di casa e con la conclusione di Sbarbati di poco fuori misura. I biancorossi abruzzesi avvertono l'importanza della posta in palio, giocando però anche piuttosto contratti, con Giampaolo ancora protagonista in area del Monte Giorgio e con Di Giorgio che dice no in due tempi all'attaccante aragonese. È però il preludio al vantaggio degli abruzzesi che arriva al 31esimo grazie a Sciba che approfitta di una dormita della difesa ospite mettendo così la sfera alle spalle del portiere marchigiano. Il vantaggio è quasi una liberazione per i ragazzi del presidente Bolami che vedono ora la strada più in discesa. Gli ospiti cercano di reagire e si vedono al 37esimo con Albanesi che di testa tutto solo davanti a Selva non riesce però a colpire bene di testa permettendo la parata del portiere della Vastese. Il secondo tempo si apre al 7esimo con una occasionissima per Fiore che si beve i difensori rosso-blu prima di concludere di potenza trovando però la prodezza di Di Giorgio che respinge. Gli ospiti premono e all'11esimo e Marchionni in area a calciare alle stelle. Con il trascorrere dei minuti la gara si innervosisce con Zanotti costretto a fare spesso ricorso ai cartellini gialli. Il vantaggio di misura non fa dormire sonni tranquilli i ragazzi di Montani che però non corrono mai seri rischi e anzi al 28esimo sul colpo di testa di Molinari è un difensore ospite a salvare quasi sulla linea. L'ultima parte di gara è vibrante con la Vastese che resta però in 10 al 35esimo per l'espulsione di Molinari per doppia ammonizione. In inferiorità numerica soffre la formazione di casa che rischia al 37esimo con la conclusione di Frezzi che sfiora il montante della porta di Selva. Montani manda poi in campo al 38esimo De Meio per Colarieti. Al 39esimo ci prova per i padroni di casa Palestini che mette però a lato. Al 42esimo Crampi per Giampaolo costretto a lasciare il posto a Di Pietro. Si entra così nel recupero con Marchionni che al 46esimo dopo un errore del portiere di casa trova sulla linea il salvataggio di Di Giacomo. Poi al 94esimo in pochi secondi due gol annullati per fuorigioco prima De Lucia per il Monte Giorgio e poi a Fiore sul fronte opposto sempre per fuorigioco alla Vastese. Poi il triplice fischio finale dell'arbitro romagnolo con la Vastese che può così festeggiare la conquista di tre punti pesantissimi. E primo blitz per l'Avezzano che passa a Iesi 0-2 con una doppietta di Federico Cerone e la seconda vittoria consecutiva per i marsicani che si stanno mettendo alle spalle la crisi di inizio stagione. Il servizio. La trasferta di Iesi certifica che l'Avezzano finalmente è fuori dal tunnel. Dopo il bel gioco la squadra del presidente Paris ritrova anche le vittorie. Lo 0-2 del Carotti e la seconda consecutiva dopo quella col Forlì. Mattatore Federico Cerone, doppietta d'autore e un terzo gol annullato. Giampaolo cambia i 5 undicesimi della squadra che ha battuto il Forlì. In campo Fanti, Besana, Conti, Di Gianfelice e Bianciardi al posto di Menna, infortunato, Sinato, Puglielli, Alessandro e Di Paolo, i quali finiscono in panchina. Ruota uomini anche la Iesina rispetto alla gara del Fadini. Dentro
centro c'è Cuzzi, Trudo e Magnanelli al posto di Bordo, Zannini e Parasecoli, assente Nonni. Direzione di gara affidata a Crezzini di Siena, si gioca su un terreno in brutte condizioni, gara in equilibrio nella prima parte di primo tempo, si fa vedere Cecuzzi da piazzato, Fanti smanaccia un pallone insidioso, al ventesimo Trudo sorprende in velocità Kras e mette al centro dove Bubalo è in ritardo. Due minuti dopo azione avvolgente dell'Avezzano ma Dos Santos non incorna al meglio. È un segnale però che la squadra di Giampaolo vuole alzare i giri del motore e lo fa nell'ultimo quarto d'ora quando migliora la qualità del gioco e crea le prime vere palle gol. Al 32esimo velenoso calcio di punizione di Cerone, Davide in affanno si salva in angolo. Un minuto dopo Deramo, riportato esterno alto con Bianciardi e Conti davanti alla difesa, conclude di potenza dando l'illusione ottica del gol. Esterno rete con deviazione di un difensore. L'azione più bella al 38esimo, Deramo premia la sovrapposizione di Kras, palla invitante per Cerone il cui sinistro è smorzato in angolo dalla difesa Leoncella. La Jesina allenta poi la pressione marsicana e all'intervallo si va sullo 0-0, ma l'Avezzano prosegue l'opera intrapresa alla fine del primo tempo e al quinto sblocca la situazione. Deramo viene atterrato in area da Fracassini, calcio di rigore e giallo per il difensore della Jesina. Dagli 11 metri Cerone spiazza Davide in sacca, 0-1. Il capitano marsicano siglerebbe peraltro la sua personale doppietta dopo un paio di minuti, ma una segnalazione di fuorigioco magnifica la correzione vincente di Cerone. Dalla panchina Ciampelli avvia una girandola di cambi e in pochi minuti ridisegna i suoi passando dal 4-3-3 al 4-2-4. Nel frattempo la Jesina reclama un rigore per il contatto tra Di Gianfelice e Trudo, ma il direttore di gara fa giocare. L'Avezzano si fa apprezzare sul piano del gioco, controlla e al 29esimo ha una ghiotta opportunità per chiudere il match. Dos Santos fa tutto bene ma sbaglia l'ultimo atto e la Jesina per poco non ne approfitta. 34esimo, il quinto dei neo entrati, Parasecoli spara da fuori, Fanti respinge e Pierandrei fallisce il tap-in. Al 37esimo Cerone, ancora sfortunato in questo campionato, dà applausi, lo scambio con Pellecchi e la rasoiata che David devia sul palo, poi Dos Santos raccoglie e gira fuori. E dai, il capitano dell'Avezzano si prende la sua rivincita sulla mala sorte e con il piede debole, il destro, al 43esimo infila l'incrocio dei pali, una conclusione splendida e imprendibile. A sigillare il pomeriggio il balzo di Fanti su un'altra sventola di Parasecoli prima del fischio finale. L'Avezzano tenta la risalita, per la Jesina solo fischi dal proprio pubblico. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera a ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per proiettarci verso il derby di domenica tra Pescara ed Ascoli. E poi vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 saranno a breve a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG torna alle ore 19 e alle ore 23 per le prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.